È stato un anno di grande trasformazione, di profondi cambiamenti, di diversificazione del business. Il nostro core business rimane il business delle telecomunicazioni, in un mercato però molto competitivo, che è diminuito del 13%. I nostri ricavi quindi hanno subito una leggera flessione, inferiore comunque al 3%, e si sono attestati intorno ai 660 milioni di euro. Le note positive sono che la profittabilità del business è in miglioramento, con un EBITDA che è cresciuto di circa il 20%, e che abbiamo un portafoglio ordini molto consistente, che è aumentato in maniera importante, soprattutto nel settore del ferroviario, ma anche nelle telecomunicazioni. Oggi abbiamo un backlog di ordini e di contratti di circa 1 miliardo e 300 milioni, in crescita del 58% rispetto all'anno precedente. Sul fronte del mercato delle TLC continua il consolidamento e ovviamente c'è molto parlare delle future reti 5G, gli investimenti però devono ancora partire in sostanza. Da questo punto di vista ci sono molte preparazioni e sperimentazioni. È un mercato ipercompetitivo. Io ricordo che dal punto di vista di mercato TLC negli ultimi 9 anni il mercato italiano ha perso 11 miliardi di valore. Ecco, questo trend su una nota meno positiva continua anche nel 2019, anche se si avverte una stabilizzazione dei prezzi al consumatore e alle imprese migliore, quindi una tenuta rispetto al passato. Gli altri settori sono invece in sviluppo, in particolare quello delle soluzioni digitali, di tutto quello che facciamo per aiutare i nostri clienti a digitalizzarsi. Abbiamo un piano strategico molto chiaro, punteremo ancora a rafforzare la diversificazione del business, quindi con l'incremento, anche basandoci sugli ordini che menzionavo prima, dei settori delle digital solution, dell'energia e dei trasporti, e punteremo comunque a consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato dei servizi per gli operatori di telecomunicazione. E da un punto di vista di numeri puntiamo a aumentare i nostri ricavi fino ad arrivare nel 2022 a 800 milioni. Ovviamente vogliamo anche continuare a trasformare l'azienda, a farla diventare più flessibile, più competitiva, e quindi di conseguenza ad aumentare la marginalità del risultato. Oggi annunciamo l'acquisizione di un player importante nel settore della cyber security, che quindi va a rafforzare la nostra strategia nell'ambito della Business Unit Digital Solution e quindi a rafforzare le nostre competenze. L'azienda si chiama Welcome Engineering, continuerà a operare con il suo brand e a rafforzare quindi ulteriormente la cooperazione con i clienti che già ha sul mercato da circa 25 anni. Cyber Security è quindi un tassello ulteriore che si aggiunge alla nostra strategia e che è fondamentale per la costruzione delle reti e delle tecnologie del futuro quando pensiamo all'evoluzione verso il 5G. Bisogna sempre investire per creare le competenze, quindi diciamo che sicuramente pensiamo di puntare a investire nel mondo del cloud, sempre nel settore delle digital solution, probabilmente con un'ulteriore acquisizione di un altro player italiano nel settore, e poi ovviamente continuiamo con gli investimenti nella nostra ricerca e sviluppo. Abbiamo un piano di circa 25 milioni di euro nei prossimi anni per continuare a rafforzare gli investimenti nel segnalamento ferroviario, e poi in generale tutti quegli investimenti che consentono anche alla nostra azienda di digitalizzarsi e di dimostrare che siamo all'avanguardia da questo punto di vista.